Ciao, oggi ci occupiamo insieme della pulizia e del taglio della bieta, bieta o bietola, questa verdura così delicata, così dolce che si sposa bene in qualsiasi ricetta all'agro oppure in umido con il pomodoro. Come prima cosa vado a tagliare così varie foglie, le stacco direttamente dal torsolo e poi taglio la parte finale. La vado a tagliare sia se è così sana, quindi non è né sporca e né marcia. Tutto questo perché dovrò tirare il filino. La giriamo e lo stesso procedimento lo facciamo dall'altra parte, cercando di non portare via tutta la parte sana e quindi tirando solo il filino. A questo punto taglio a metà. I miei modi di tagliare sono due: o taglio il gambo e lo lascio intero, oppure lo taglio a metà, come vedrete fra un po'. In particolare mi assicuro che la foglia sia pulita e non sia marcia. Quella era pulita e quindi la mettiamo da parte. Stesso procedimento. Togliamo il filino da una parte, giriamo e stessa cosa facciamo dall'altra. Questa tagliamo a metà il gambo tutto intero. Questa volta a metà, quindi vi faccio vedere le due varianti. Se lo tagliamo a metà, ci agevoliamo durante la cottura. Anche la foglia o la lasciamo intera, quella è pulita per esempio, non è marcia, quindi è sana, oppure come vedrete fra un po' andrò a tagliare anche la foglia a metà. Eccola qua. Semplice, no? Che cosa ve ne pare? E così ho continuato come nello stesso procedimento. Se avete apprezzato questo video, lasciatemi un like. Se non siete ancora iscritti, allora fatelo. In questo modo rimarremo in stretto contatto, noi e voi, nel magico mondo dei bijou di Rick e Mary.